Intanto una prima considerazione. Il tema non è quello di... Sappiamo che è una difficoltà, una difficoltà per le imprese, una difficoltà per i lavoratori la pressione fiscale, ma il tema non è quello. Cioè, penso che stamattina l'INAI sia la dottoressa Rotoli che eh, il dottor Benedetti, ma soprattutto insomma, il, le affermazioni del, del, dell'imprenditore Umbro, a quanto ho capito, che, che, cosa ci ricorda? Ci ricorda quando un quanto sia un valore quando un imprenditore sente la responsabilità sociale del ruolo che svolge in una comunità. Cioè, il tema è, come diceva anche la responsabile della, di CNA, non c'è fatalità, c'è una scelta. Cioè, quindi l'imprenditore quando fa determinate cose fa una scelta. Quando l'imprenditore, lo, lo leggo fra le righe, insomma, provo a tradurre in maniera diversa quello che diceva l'ultimo intervento, quando l'imprenditore invece di rivolgersi al formadil compra, il patentino dal primo arrivato fa una scelta cioè nel senso da questo punto di vista e questo io penso che debba essere dottor Benedetti ci ricordava una cosa mi, mi ha colpito io nella mia esperienza lavorativa devo dire che è bello parlare e insomma confrontarsi con, con l'INAIL in particolare perché l'INAIL parla lo stesso linguaggio nostro Dico questa cosa perché è una cosa difficile, non sempre riusciamo a trovare lo stesso livello di comunicazione con tutti gli attori istituzionali nel nostro settore. Dico, parlo in particolare di quello dell'edilizia. E Benedetti, prima ci ricordava forse quale è, è anche l'imprenditore con l'appello accorato. Mi scusi eh, Bartolucci se dico una cosa, quando lei ha fatto quell'ultimo appello, mi ricordava il compianto nostro presidente Calzoni che rispetto ad alcuni temi alcuni appelli ne ha fatto una battaglia di vita e devo dire la verità che se questi sono i risultati di una regione che crea cultura del lavoro come diceva l'intervento di chi è intervenuto prima nella parte finale della sala cioè sono risultati che in qualche modo tutti dovremmo capire come li valorizziamo e come le rendiamo priorità questi tipi di interventi perché benedetti cosa ci diceva che il fulcro io penso che questa è la risposta che le parti sociali e il sistema bilaterale in qualche modo dovrebbe dare come riusciamo a distinguere e a valorizzare chi sta nelle regole e chi, no, chi sta fuori dalle regole. Patente, appunti? Forse uno strumento. Come riusciamo a mettere al centro la persona, come diceva la dottoressa Rotoli, provando a far sì che si sviluppano le conoscenze e le competenze? Il libretto formativo del lavoratore? Che accompagni il lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa? In una sinergia fra anche gli attori istituzionali e noi? Forse. Queste sono tutte riflessioni che le parti sociali stanno facendo, che dovranno continuare a fare che penso devono diventare priorità. Cosa significa la congruità? La congruità significa favorire chi sta nelle regole. Perché noi il problema che abbiamo oggi, lei lo chiedeva nel suo intervento quando faceva l'appello più appalti, eh, ma più appalti come si traducono poi con la realtà che abbiamo? Cioè noi non abbiamo un'attenta sensibilizzazione su quelli che sono i problemi che creano anche disastri in termini di vita umana nel nostro settore quando si verificano alcune circostanze tipo quella che noi spesso definiamo, troppo spesso definiamo, dumping contrattuale. C'è cioè un'impresa che svolge le lavorazioni edili, Noi nostri le ultime denunce che sono arrivate alle organizzazioni sindacali ma per conoscenza anche agli organismi bilaterali, ci traducono un mondo che vede lavoratori con contratti di colf, badanti, florovivaisti eccetera a svolgere lavorazioni edili. Allora, noi dobbiamo capire come la bilateralità, come questi progetti che ci permettono di mettere in relazione mondi che non dialogano fra di loro. Perché se c'è una pecca, se c'è una cosa che in qualche modo io ho imparato con il progetto Arles, che con molta probabilità le parti sociali, anche la bilateralità, nel tempo non hanno avuto la capacità di mettere in relazione sempre e meglio RLS e RLST. Con molta probabilità forse andrebbero valorizzate ancora di più contrattualmente queste figure e soprattutto andrebbero anche stabiliti gli ambiti di intervento prioritari. Perché ripeto, in questo momento la priorità è l'applicazione del contratto. I numeri dell'edilizia non sono numeri, i 600.000 posti di lavoro dell'edilizia, le 150.000 imprese che qualcuno ogni tanto ripete, che sono frutto di questa crisi dal 2008 in poi, non è gente impresa che si è volatilizzata, quella gente non è scomparsa, lavora nero quando va bene, a grigio, ma soprattutto ha compiato contratto. Perché in questo Paese tutti, e questa è una pecca anche delle sinergie che non riusciamo a mettere in campo come parti sociali, non capiamo quali sono le priorità. Lei diceva tre cose. Sicurezza, rispetto dell'ambiente e legalità. Ebbene, la, domanda che mi viene, la risposta che mi viene spontanea è come si coniugano queste cose in questo momento con, quello, con la discussione che c'è nel Paese. Prova a tradurre lo sblocca-cantieri, e non perché lo dico io, più massimo ribasso quindi significa meno sicurezza, più infortuni, aumento delle soglie sugli affidamenti diretti in un settore l'unico dove fino a 150.000 euro anche Antonio Di Franco va in una camera di commercio, non ha bisogno nemmeno di una SOA, si iscrive e diventa imprenditore edile, cioè come coniughiamo questi ragionamenti e poi soprattutto l'aumento delle percentuali sul bappalto. Cioè allora io spero che ci sia una riflessione profonda di tutti, perché in questo momento forse... E questa è una cosa che dico con la responsabilità degli effetti che provoca. In questo momento non tutti abbiamo capito quali sono le priorità. Cioè meno regole, più destrutturazione, non significa più lavoro eh, per le imprese sane. Con molta probabilità se noi cioè, tutti quanti difendiamo le imprese sane, permettiamo a quelle imprese che stanno nella regola di non avere problemi. Perché voi la, la prima competizione che ce l'avete dall'interno. Quindi se queste sono le priorità, io penso che le parti sociali, e invito tutti, l'appello che faceva lei alla, sulla congruità, sulle priorità, io spero siccome vedo molti imprenditori in questa, in questa sala, anche qualche rappresentante insomma, di Entibela, che venga raccolto da tutti quanti, perché io penso, ne sono convinto, queste sono le priorità. Tornando a noi, noi dobbiamo dare continuità a questi, a questi progetti, a questi appuntamenti. Un'idea può essere quello di mettere in sinergia e mettere in contatto gli RSPP, i SPP, tutti quelli che ruotano attorno alla figura, anche. Sicuramente noi siamo convinti che l'INAIL continuerà a darci una mano, perché la responsabile del Cenadi dice una cosa molto che penso che sia una cosa molto complicata per l'istituto. Riconoscere chi è affidabile, cioè selezionare l'interlocutore nella bilateralità, io non penso sia una cosa semplice, perché abbiamo difficoltà anche noi, eh. Quindi. Lo dico in un contesto in cui quest'anno noi festeggiamo i 100 anni dell'inizio della nostra bilateralità, il primo nostro ente bilaterale di emanazione contrattuale quest'anno compie 100 anni che è la Cassedile di Milano. Cioè, quindi voglio dire siamo qualcuno che rappresenta qualcosa e la rappresenta da più tempo. Noi dobbiamo dargli continuità, dobbiamo provare a capire come all'interno di quella promozione delle politiche di prevenzione di cui parlava la dottoressa Rotali nei prossimi mesi noi possiamo continuare a svolgere un ruolo attivo e come alcuni strumenti che abbiamo messo in campo... Ripeto, anche grazie all'INAIL, io l'altro giorno sono stato alla Scuola Edile di Napoli e parlavamo del progetto SISCA, che è stato realizzato nel 2011 e che ha dato anche determinati risultati. Ne parlavamo perché? Perché in questo momento noi abbiamo la necessità di testare anche alcuni nostri strumenti per capire quel bagaglio di conoscenza, quel bagaglio di denunce, quel bagaglio anche di libertà, dico io, perché noi tutti quanti poi ci dovremmo pure attrezzare meglio a come tuteliamo meglio le figure dell'RLS e dell'RLST. Eh? Perché oggi abbiamo parlato della parte nobile, okay? quanti sono quelli licenziati, quanti sono gli RLST minacciati, quanti sono quelli che non possono entrare nei cantieri, nemmeno fare le visite. Quindi è un argomento su cui penso che tutti quanti dovremmo fare una riflessione, però abbiamo la necessità, di testare alcuni strumenti anche per creare cultura della prevenzione, per dare una risposta. Siska ci veniva in mente perché vorremmo attuare una collaborazione, vorremmo sperimentare sui futuri cantieri della Napoli-Bari quello strumento, okay, perché lì forse riusciamo a intercettare una sensibilità maggiore di una determinata stazione appaltante che può essere quella di RFI, ma ve ne dico anche un'altra perché è un embrione, però è un ragionamento che stiamo facendo in queste ore. Le organizzazioni sindacali, in questo momento insieme a parti importanti di, di chi rappresenta il mondo delle imprese, stanno discutendo di come limitare gli infortuni mortali e non solo in un grande cantiere che in questo momento è al centro insomma, di, tutte le, di, di, di un dibattito importante del Paese che è l'alta velocità. Mi, sto parlando del terzo valico Genova-Milano. Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto due infortuni mortali. In queste ore c'è un incontro perché noi stiamo, vorremmo proporre... Su questo se, se ci dovesse essere una condivisione anche da parte dell'INA per testarlo, perché lì potrebbe essere un elemento su cui noi capiamo se riusciamo a intervenire realmente e abbassare il numero di infortuni, diciamo che gli obiettivi che ci diamo sono anche più facilmente misurabili e l'effetto moltiplicatore che ha un'operazione culturale di quel genere è una cosa che va oltre, perché chi immagina un'opera del genere, di quel tipo, dove ci sono 2500 lavoratori, non ci sono solo grandi imprese, c'è cioè una miriade di imprese che arriva fino alla vera partita IVA, ecco, per dire una cosa. Quindi il tema, qual è, vorremmo capire se l'app per poco se ci fosse una condivisione da parte della, della stazione appaltante di provare a sperimentarla all'interno di quel circuito. Perché potrebbe darci delle risposte, potrebbe essere testato il risultato finale, e soprattutto, siccome parliamo di, di, di lavorazioni che hanno un rischio, di, cioè sono ad altissimo rischio. Benedetti, pensa che, penso, come altri, pensa, penso che sa insomma, la complessità lì di uno scavo in sotterraneo, uno scavo meccanizzato, piuttosto che uno scavo tradizionale, ma poi ci stanno le impalcature, ci sta tutto il resto. Quindi quello potrebbe essere anche un messaggio che la bilateralità dà come continuità, provandolo a attestare. Quindi se dovessimo avere in queste ore la disponibilità della stazione appaltante, che in quel caso insomma, è sempre RFI e del contraente generale, che è il soggetto COCIV, io penso che non dovremmo avere difficoltà, potrebbe essere un laboratorio interessante per capire. Quindi provando a concludere, noi dobbiamo attrezzarci, dobbiamo raccogliere gli appelli che sono venuti oggi, dobbiamo, dobbiamo attrezzarci sulle priorità e dobbiamo attrezzarci all'esterno e all'interno. Perché poi noi abbiamo, quando si parlava di caduta e all'alto, noi abbiamo un problema serio, cioè nel senso che è sempre collegato al ragionamento di prima. I ponteggi molto spesso li va a montare un lavoratore con un contratto diverso che non sa nemmeno che cosa è un cantiere. Perché noi possiamo dire che almeno in edilizia abbiamo le 16 ore obbligatorie, però il problema è che in questi mesi, in questi anni, anche per distrazioni nelle nostre case di origini, io parlo di, di un livello di contrattazione, poi ci troviamo con contratti particolari che normano aspetti di altro contratto senza capire che quello può essere. E Parlo dei ponteggi nel contratto metalmeccanico artigiano, cioè così facciamo nome e cognome. Da questo punto che quando si norma un aspetto di questo tipo ci vuole un'attenzione, insomma, ci vuole una priorità di attenzione maggiore, soprattutto ci vuole un livello di confronto necessario e bisogna capire poi anche quali potrebbero essere. I possibili rischi quindi diamo continuità a, volo, a questo lavoro capiamo come riusciamo a raccogliere gli appelli che sono venuti stamattina a tutte quante le parti e soprattutto valorizziamo quello che siamo noi siamo la parte sana di un sistema che ha ancora tante cose da dire e gli rls e gli rlst come i cpt e le scuole 104 scuole nel nostro paese sono un patrimonio che noi dobbiamo mettere a disposizione di tutti e io non cito numeri perché penso che almeno qui siamo tutti d'accordo che fino a quando c'è un solo morto abbiamo perso tutti. Grazie.